Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle due ali della felicità. Quali sono le due ali che sostengono la felicità? Bene, la prima ala potremmo dire che è la visione del mondo. La visione che abbiamo del mondo determina quanto saremo felici o quanto saremo infelici, perché tutto avviene nella nostra mente. Se io ho una visione del mondo dove credo, ad esempio, per fare un esempio pratico, di essere costantemente in pericolo, oppure che tutte le persone ce l'hanno con me, oppure che sono sfortunato e che le cose mi andranno male, naturalmente mi predisporrò all'infelicità, perché diciamo, la mia mente andrà tra tutte le possibili, diciamo, percezioni, tra tutte le possibili, come dire, focalizzazioni, andrà proprio a focalizzarsi sul fatto che tutti ce l'hanno con me e quindi andrò a vedere nelle altre persone un motivo per cui ce l'hanno con me, oppure la visione del mondo in cui io sono sfortunato e in cui le cose vanno male. Mi attrarrò eventi in cui sono sfortunato e in cui le cose vanno male. Creerò una profezia nefasta, diciamo, in cui la mia visione di mondo tenderà a diventare la mia realtà. Quindi, se noi cambiamo la nostra visione di mondo, iniziamo a cambiare quella che è la nostra realtà e iniziamo a impostare una realtà più felice. Se io inizio a creare una visione di mondo dove penso che le persone mi amino e io vengo rispettato da tutti, tutte le persone pensano che io sono una persona con la quale interagire positivamente. Se io ho una visione di mondo in cui ho sicurezza, in cui credo di essere tranquillo, in cui credo che nessuno ce l'abbia con me, ad esempio, inizierò a vivere in modo diverso, fondamentalmente, perché noi adattiamo le nostre, diciamo, le nostre credenze, i comportamenti che abbiamo vengono adattati alle nostre credenze, fondamentalmente. Quindi darò una risposta diversa agli eventi, interpreterò gli eventi in modo diverso, che tenderanno a conformarmi alle mie credenze. Svilupperò, come dire, delle situazioni in cui la mia visione di mondo diventerà la percezione della mia realtà. Quindi è importante creare una visione di mondo positiva, di gioia, di amore, di felicità. La seconda ala è invece, potremmo dire, la condotta. La condotta sono i comportamenti che noi abbiamo, che devono essere allineati a una visione di mondo positiva. Questi comportamenti non sono soltanto comportamenti fisici, quindi azioni, ma sono anche le parole che diciamo, sono anche i pensieri che abbiamo. Quindi dobbiamo allineare, cercare di allineare, una volta che abbiamo creato una visione di mondo, i nostri comportamenti, quindi agire con amore, agire con gioia, eliminare dalla nostra mente tutti i veleni mentali, l'attaccamento, l'invidia, la rabbia, la gelosia, l'arroganza. In questo modo diciamo che abbiamo due splendide ali per volare verso la felicità e iniziare a far sì che la legge d'attrazione possa manifestarsi e dare i suoi frutti. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose importanti. La prima è che venerdì, domani, 3 febbraio 2017, alle 20:45, terrò a Torino un corso su legge d'attrazione e gestione delle emozioni. Il riferimento è 333 1511 703. Quindi domani Torino, 20:45, corso 3013, Educatore della Provvidenza. La seconda cosa è che se ti iscrivi al canale potrai partecipare all'estrazione di corsi gratuiti su seduzione e gestione delle emozioni con me, che potrai scegliere se farli dal vivo oppure via video. Ciao a tutti!